Questa strada deve essere sistemata! Allora, cavalcavia, lì sotto c'è la stazione di Carnate. Allora, se tu guardi qui, ci saranno almeno, penso, 350 toppe della controtoppa, a parte che qui c'è pure una buca, ci sono due buche anche là all'inizio, ci saranno almeno 350 toppe della controtoppa, della toppa, della ritoppa, della controtoppa, della toppa, della ritoppa. Se parto da là in fondo, arrivare là, ce ne saranno almeno 350. Almeno, Marciapiede osceno, rattoppi ad minchiam ovunque, muro che praticamente si lascia andare. Vabbè, ma qui arriviamo al capolavoro. Qui arriviamo al capolavoro, perché qui è il capolavoro. Almeno 2021, cioè qui feci un video, allora andò su un giornale anche nazionale, qui sistemeremo, faremo 2021, non è cambiato niente. Questa strada inizia per C e finisce per E. Questa strada inizia per C e finisce per E, ok? Fa C e finisce per E. Allora, io non pretendo di essere come la Svizzera tedesca o come la Svizzera. Non pretendo, per l'amor di Dio. Pretendo almeno di essere, non lo so, come la Slovenia, come l'Austria. Ma non è possibile avere una situazione del genere nel 2021, così. Ah, e apro una parentesi. Vi ho fatto vedere qui, ma non è che solamente qui, ce ne sono altre di situazioni così oscene. Cioè, io chiedo cortesemente, perché chiedo. Io chiedo cortesemente. Vogliamo almeno, oggi è il 2021, vogliamo almeno prima della primavera asfaltare questa strada, almeno quest'anno, nel 2021, almeno. Non pretendo che si venga rifatto il marciapiede, non pretendo che il muro scrostato che si lascia andare venga sistemato, ma almeno la strada, da giù là in fondo, fino almeno là così, che fa vomitare. Qui passano decine, centinaia di macchine ogni giorno, ragazzi, ogni Poi giorno. C'è quello che ti viene a dire, ma l'Ambrenedetto, il tombino. Oh, ragazzi, guardate che sulle strade si continua a morire tanto, Ogni giorno un mare di persone ci lasciano la pelle per strade che fanno schifo. Ok, quelli che fanno tanti fighi, che fanno le battutine sul tombino, quando poi pestano il musone loro o qualche loro parente, dopo piangono. Io invece mi incazzo perché voglio preservare che succedano queste cose, e soprattutto poi perché è indecente avere una situazione del genere o delle situazioni del genere in Italia. È indecente avere delle situazioni del genere. Io spero che dopo questo mio ennesimo intervento all'esterno, questa situazione venga sistemata. Lo ripeto, non pretendo che diventiamo la Svizzera tedesca, non pretendo quello, pretendo almeno ogni tot anni che le strade vengano sistemate, perché vedere una strada, passare da una strada dove ci sono 300 riparazioni, che rischi di farti male, rischi di cadere, con la moto rischi di cadere, ci sono anche delle buche, perché là in mezzo c'è una buca, in fondo ce ne sono altre due, ste cose non vanno bene. L'Ambrenedetto, quello che fa l'Ambrenedetto, dovrebbero farlo tutti i cittadini. Io ultimamente sto vedendo qualcheduno che sta facendo vedere delle situazioni in giro per l'Italia di degrado, ok? Ma il messaggio che deve passare è che devono sistemare, non andare lì, sì, però,
però sistema, perché il cittadino italiano ha diritto ad avere delle strade decenti, non chiediamo la luna, ma almeno le strade decenti, quelle almeno sì, questa strada deve essere sistemata.